gonna take your honor away. You're just another toy to me, discarded prey. And I didn't wanna hear you crying today, but everything is what it is, and you won't stay in pain for long. No, you are strong. Please, I'm done with the bad disease. You're torn and holy. My mind is swimming. Shiver like an earthquake shaking your heart. You crack a fissure, exposing every inch of your deepest part. And I never meant to make you crumble apart, but you have got a life ahead, so go and start to call. Salve ragazzi, sono Lady Nightingale e quest'oggi continuiamo il mio Let's Play The Sims 4 alla famiglia Price. Dunque, come potete vedere, siamo all'ospedale. Perché? Perché Chloe è andata in travaglio e sta per avere un bambino. Infatti, senza perdere tempo, voglio andare qui a fare check-in, se ci fosse qualcuno, insomma, ad assistermi. Non c'è nessuno? Ok, vedo qualcuno. Possiamo fare il check-in? Dobbiamo fare il check-in all'ospedale, perché se no non possiamo partorire. Chloe? Oh, ok, ottimo modo per cominciare la puntata. Se non sbaglio, no, è un'infermiera. Comunque ragazzi, senza perdere... Ok. Chloe è andata. Stavo dicendo, senza perdere tempo, voglio salutare Cucciola, che mi ha chiesto di salutarla tra i commenti. E noto che l'altra volta ho avuto un bel po' da fare, insomma. Avevo altro per la mente, me la sono dimenticata, chiedo scusa. In ogni caso, la saluto adesso. Grazie sempre per il supporto che mi date, ragazzi. Mi scalda sempre il cuore leggere i vostri commenti. Ma adesso purtroppo abbiamo cose di vitale importanza a cui badare, per cui mettiamo in modalità play Alfred. Ok, è appena tornato dal lavoro, ha avuto una promozione. Cos'è successo? Non capisco, chi è questa? Oh mio Dio, starà per partorire qui? Wow. Parlando dei glitch, chi è che... Oh mio Dio. Ok, c'è un altro medico. 50 Cent in pensione, insomma, con la barba bionda super fashion. Oh mio Dio. Oh mio Dio, la faccia di Chloe. Siamo sicuri? Io ho cambiato idea. Oh mio Dio, che cos'è? È un bambino? Certo è un bambino. Sicuramente è un bambino. Oh mio Dio, le ha tolto il cuore. Oh mio Dio. Immaginate, ve lo immaginate se muore sul tavolo operatorio? Ve lo immaginate? Oh mio Dio, è una ragazza. È una ragazza. Come cognome le mettiamo Washington? Perché... Oh mio Dio, sì, Alfred Washington, voglio dire. Mi sembra più che giusto che la bambina abbia il cognome del papà. E il nome... Oddio, ragazzi, ho dimenticato di consultarmi. Mi ricordo che Veronica Angeli aveva suggerito Luna come nome celeste. Solo che, sapete una cosa, io...
In questi giorni, pensando, insomma, al bambino di Chloe, non lo so, non ce lo vedo con il nome Luna né Celeste. Dato che ultimamente mi sono fissata con Fairy Tail, è un anime, se non lo conoscete andatevelo a vedere, è carino. Per cui, non lo so, adoro il nome Elsa. Per cui vi chiedo scusa se forse a qualcuno non piace, però io adoro in questo periodo il nome Elsa. Per cui credo che la bambina si chiamerà Elsa. Quindi, ok. Che sta succedendo? Possiamo averlo questo bambino? Possiamo averlo? Non possiamo averlo? Chloe si è bloccata come sempre quando nasce qualcosa, qualcosa o qualcuno. Sta dicendo come sempre, sempre quando insomma nasce qualcuno. C'è un po' di glitch, mi si blocca tutto. Ecco qui la nostra bambina. Eccola qui. Oh mio Dio, che faccino simpatico. E di solito i bambini dei Sims sono brutti, mi raccomando. Oh mio Dio, accarezzala, coccolala. Tua figlia, oh mio Dio, Chloe mamma. Ve ne rendete conto? Ragazzi, ve ne rendete conto? Dopo tutta la strada che abbiamo fatto da che era un adolescente ribelle che non andava mai a scuola. Oh mio Dio, che emozione. Mi sto commuovendo, ragazzi, veramente. Chloe, mamma. Comunque, ragazzi, niente. Io credo che li farò tornare tutti quanti a casa. Ecco qua. Alfred, è finito il parto. Che corri a fare? Oh mio Dio. Non fa niente, suppongo. Comunque, anche Chloe andrà a casa, ragazzi, e noi ci vediamo dall'altra parte. Ok, perfetto, ragazzi. Prima di... Oh mio Dio, Chloe ha ancora il coso dell'ospedale addosso. Non fa niente, voglio vedere dove sta la bambina. Cucciola Elsa Washington. Ecco, magari... Alexia, andate qui a... Che ne so, a... non lo so, fare qualcosa. In ogni caso... volevo avvisarvi di una cosa. Non so che parte sia questa, credo 41 o 42, non mi ricordo bene, ragazzi. E mi sembrava giusto avvisarvi che intorno alla parte 45-46 sto pensando di chiudere questo gameplay, o meglio, chiudere la prima stagione, per cui tra pochissimo ci sarà il finale della stagione. Dopo il quale continuerò insomma alla mia Disney Legacy Challenge. Per cui ragazzi, per chi volesse seguire pure quella, vi consiglio di cominciare a recuperarvi qualche puntata. Così insomma potete, quando, cioè, insomma, quando riprendo la Disney Legacy Challenge, non dovete recuperarvi una decina di puntate che ho già fatto. Poi quando concluderò la prima stagione di Disney Legacy Challenge, comincerò la seconda stagione di questa famiglia qui, di nuovo. In ogni caso, Chloe, sai una cosa? Chloe, sei stanca, non fa niente. Cambiati in qualcosa e vai a dormire. Anche se all'ospedale, sì, è vero, è andata all'ospedale, i suoi bisogni sono fantastici, non c'è bisogno. Ok, una mamma vestita di anfibi, non fa niente. Comunque, un'altra cosa che volevo farvi vedere. Oh mio Dio, tutta la gente è qui a vedere la bimba. Comunque, questo è il figlio di... Oh mio Dio, che sta succedendo? Oh mio Dio, dove sta? Eccolo qui. Ah, boh, lasciamo stare. Comunque, questo è il figlio di Emma. Io ho fatto un makeover. Ho deciso di lasciargli gli occhiali perché... Non lo so, lo trovo carinissimo con gli occhiali. Comunque, ho misto... Tra la sua mamma e il suo papà, per cui è un adolescente molto molto bello e piacente esteticamente. Un'altra cosa che volevo fare è annunciare il vincitore della sfida tra Simon e Dylan per il cuore di Alexia. Ragazzi, io ho contato solo i voti cioè del video precedente, non del primo, perché voi lo sapete che c'è stato un pareggio. Per cui è inutile, insomma, contare quei voti. Ho considerato solo gli ultimi commenti del video precedente, per cui
A quanto pare ha vinto Dylan, il rosso, il predicarota, insomma. Per cui, nonostante siano le 2 di notte, io vorrei organizzare un secondino, una piccola festa per il compleanno di Alexia. Le mancano 5 giorni, però voglio dire, siamo tutti adulti in questa casa, manca solo lei. Per cui credo che sia giusto. Oh mio Dio, ho bisogno di... Ok. Christopher quando si sveglia dovrà fare un bel po' di cose mentre... Ok, Emma è felice, per cui andrà qui e farà una torta per Alexia. Oh mio Dio, oh mio Dio. Emma può fare la torta al cocco, quella a basso contenuto di carboidrati, e lo farà mentre Alexia qui organizzerà un festino per festeggiare il suo compleanno. Quanto è figo Christian, il nostro gamer con le cuffie da gamer, magari. Chiamatelo PewDiePie o 5J, no, magari 5J no. Perdonatemi ragazzi se qualcuno lo segue, ma io non lo sopporto, per cui pazienza. Eccolo qui. Oh mio Dio, sta sul sito di incontri. Mi auguro... Cosa... Ah, ok, da solo è andato a hackerare qualcosa. Ottimo. Ah, vediamo un pochino, vediamo un pochino, vediamo un pochino. La festa di compleanno. Il festeggiato è Alexia Crow. Gli invitati sono Christopher, Victoria, Christian, Emma, Chloe, Simon, June pure. Oh mio Dio, June è l'amante di Malcolm. Sarà il caso di invitarla? Magari no. Non la invitiamo, anche perché Alexia non sa ancora che, insomma, che Malcolm l'abbia tradito, per cui non sa ancora che Malcolm ha avuto una figlia, insomma, fuori dal suo matrimonio con Alexia. Per cui non so se... Ah beh, se invitiamo June, che ci cambia. Dylan, Zachary, Annabelle e Jonathan. Ok. Il caterer. Ok. Mixologo, ok. E intrattenitore pure, voglio dire. Che ci cambia. Comunque abbiamo 20.000 simoleon perché Chloe ha dipinto un sacco. Tra le 2 puntate, insomma, per cui... ci ha dipinto un sacco, per cui abbiamo guadagnato un bel po' di soldi, solo che ci sono arrivati. Ci sono arrivate le bollette che dobbiamo pagare per forza, e quindi non so fino a che punto possiamo permetterci di festeggiare. Nel caso vorrei vendere questa tenda, ma non so se ne vale la pena. Ma sì, vendiamo questa tenda, ne compriamo un'altra dopo. Ok. Chloe. Perché non vai a pagare le bollette? Perfetto. Oh mio Dio, chi è che si sta? Oh mio Dio, chi è che sta litigando con chi? Non ho capito niente. Ah, forse... Non lo so. Comunque voglio vedere una cosa, perché se non sbaglio Christian e Zachary sono cugini. Sì, sono cugini, perfetto. Voglio vedere se riescono ad andare d'accordo tra di loro. Comunque Zachary, a parte lo sguardo inquietante, è un bellissimo ragazzo. Voglio vedere veramente se questi due adolescenti riescono ad andare d'accordo. Emma, no, Emma, vieni qui. Continua a fare la torta, che Alexia ha bisogno della torta. Mentre Alexia nel frattempo andrà qui e flirterà con
Dylan. Alexia, Alexia, perché scendi? Perché... Oh, ciao Annabelle. Ci sei mancata, voglio dire, ormai sei presente in ogni cazzo di video. Voi già state comunicando? Per favore, comunica. Voglio vedere. A quanto pare i cugini, non so, non mi ricordo chi me lo disse tra i commenti, ma veramente. Ma chi è che ce l'ha con chi? Voglio sapere. Per favore, fai la torta. Oh mio Dio, Alexia ha bisogno di una torta, per piacere. Chi ha acceso il fuoco? Ok, se la casa brucia, io non voglio sapere niente. Oh mio Dio, cosa? Complimenta l'aspetto. 50 sfumature di rosso. Ok. Mio Dio, che triste. Ho troppi simili in questa casa, troppi. Chi è che sta più... Oh mio Dio, Elsa. Elsa, no. Ha qualcuno tipo lui. Vai qui. Per piacere. Ok. Fai qualcosa, veramente. Spegni questa bambina, non la voglio sentire, per piacere. Oh mio Dio. È irritante. È irritante. Comunque, Milan e Alexia devono diventare grandi amici prima che Alexia comunque cominci a flirtare con lui. Fammi capire, cioè hai spostato il piatto e basta. Alexia ha bisogno di una torta, non so se ci intendiamo qui, per favore. Ah, grazie mille. Grazie mille. Perfetto. Alexia, come va la vita? Oh mio Dio, c'è pure Simon. Awkward. Ah, grazie per essere venuto anche lui. Tra l'altro, ragazzi, nonostante, insomma, Alexia abbia scelto Dylan, voglio che sia una grande amica anche di Simon. Infatti, questi tre credo che alla fine finiranno per vivere insieme, perché voglio dire, questi due sono grandi amici. Anche Alexia e Simon sono amici, voglio dire, sono grandissimi amici, per cui non vedo perché non debbano, insomma, finire per vivere nella stessa casa, anche perché insomma, ho risistemato, riarredato la loro casa in modo che ci sia anche spazio per Alexia e per Victoria eventualmente. Per cui, oh mio Dio, Zachary che bada Elsa, ottimo. Per favore, qualcuno faccia qualcosa a questa bambina. Ok, ho capito, devo togliere questo puff. Ho capito, ragazzi, senza agitarvi, per favore. Ok. Alfred, sei in grado adesso di badare a tua figlia? Dimmi di sì. Ok. Alfred! Ah, ok, c'è il letto di traverso. Cosa? Ok, non voglio, non, veramente non voglio sentire queste cose, Alfred, perché... Voglio dire, è tua figlia, devi trovare il modo di badare a lei. Ok.
Ok. E come sempre, insomma, i nostri bambini finiscono in corridoio, solo che non ci lamentiamo perché davvero. Voglio dire, è un bel corridoio, niente da dire. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Emma, hai messo le candeline sulla torta? Dov'è la torta? Dove sta la torta? Io non so fino a che punto questa sia una cosa appropriata, ma ci è sparita la torta. Perfetto, perfetto. Ok, io non, veramente non so cosa voi vogliate fare. Non lo so davvero, ma Alexia ha bisogno di una torta, quindi fatela uscire. Uscitela, per favore. Oddio, che tristezza. Dov'è la torta? No, sul serio, dov'è la torta? Che fine ha fatto la torta? Volevo la torta a basso contenuto di carboidrati. Dov'è? Dove sta? Per favore, entro domani, se è possibile. Ok, facciamo una torta. L'altra torta, insomma. Oh mio Dio, questa casa è un casino. Cos'è questo drink? Buttiamo. Forse sta qua sopra. Ah, ok, c'è Jun qua tutta tranquilla che si prende un drink. Tutto normale, ragazzi, tutto normale. Ok, ragazzi, perdonatemi il termine, ma voglio questa sfaccimma di torta. Emma, e sei pregata di cucinarla, anche se volevo quella al basso, cioè insomma, basso tenuto di carboidrati. Cosa ho appena detto? Cosa ho appena detto? Stavo dicendo, volevo quella a basso contenuto di carboidrati. Tieni, Simon, Christian, mangiati gelato. Oh mio Dio, hanno fatto festa tutta la notte, adesso saranno stanchissimi. Ma la festa non è ancora finita e questo è il bello, insomma. Per cui, ok, metti le candeline, please. Ok, vieni qui Alexia e esprimi un desiderio. Lo so che sei stanchissima, perdonami cara, perdonami. Alexia. 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 Ragazzi, quanto li schifo i miei simili quando fanno così. Ok, foto. Oh mio Dio, e poi c'è Simon che festeggia con lei, insomma. Hapo Bosna. Ok. Ok, si è bloccato di nuovo, ma credo sia dovuto al passaggio d'età. Quindi, sì, infatti. Alex è diventata un'adulta. Ed è già stanca, per cui magari la mandiamo a dormire. In effetti non è cambiata. Sì, vai a scuola, vai a scuola. La scuola è importante. Credo che la festa debba finire qua perché sì, Alexa è finalmente diventata un'adulta con tanto di, insomma, ostacoli e tutto, solo che io non mi darò pace finché non troverò la torta di compleanno di Alexia. E se starà marcendo da qualche parte, beh, sicuramente sarà colpa di Emma. Comunque, Alexia, vai a dormire, ragazzi, io credo che concluderò qui questa puntata.
È stata una puntata piena di avvenimenti, pienissima di avvenimenti. Vi ringrazio ancora di essere stati con me, insomma. Mentre scleravo, insomma, Chloe finalmente ha avuto una bambina e, insomma, fondamentalmente, da che non riuscivamo mai ad avere una figlia femmina. Ne abbiamo avute due, una da Alexia e una da, insomma, da Chloe. Ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio mettete un bel pollicione in su, altrimenti commentate, fatemi sapere cosa, insomma, cosa devo fare, cosa non devo fare, se avete delle idee, proposte, suggerimenti. Sono sempre ben accetti, anche le critiche, ragazzi, mi raccomando. Niente, se volete seguire altri miei gameplay, iscrivetevi al mio canale. Ripeto, se siete interessati nella Disney Legacy Challenge, che continuerò subito dopo aver finito la prima stagione di questo gameplay, vi consiglio di recuperarvi le puntate. E niente, ragazzi, io sono Lady Nightingale e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye! Didn't wanna take your honor away. You're just another toy to me, discarded prey. And I didn't wanna hear you crying today. But everything is what it is, and you won't stay in pain for long. No, you are strong. Please, I'm done with the bad disease. You're torn and holy. My mind is swimming in turmoil. Shiver like an earthquake shaking your heart. You crack a fissure, exposing every inch of your deepest part. And I never meant to make you crumble apart. But you have got a life ahead, so go and start to the skies are cold and gray. The storm is
that horizon, leafless trees, there's nothing far as you can see out here. You shiver like a wave, your snow boots soles are chafed. You left your heart in paradise, you left it all to roll the dice with me. And I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. And when you're frozen with desire, I will put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. Of golden days when we first met and parted ways too soon. Distance lost its flight when you lay down at night. Without a map you chose your heart, now we are one, but you're still far from home. Let me shake away the cloudy skies with a California lullaby. When you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares. Like spinning wheels, digging you much deeper in the snow. The worry calls, the winter thaws, and you will watch the river start to flow. And in that place, the empty space will fill you with a warm embrace, and I will hold you tight until it's home. And I will shake away the cloudy skies with the calendar.